Questo oggetto che adesso vedrete realizza esattamente questo principio qui. Chiaramente, come vedrete, le spine sono realmente molto ravvicinate. In questo oggetto ci saranno diverse centinaia di spine, il filo è sottile come un capello, avvolto centinaia e centinaia di volte. Il fatto di fare molte spine mi permette di avere, a parità di altre questioni, un campo magnetico più intenso. Vedete, quindi quanto più spine faccio, tanto maggiore il campo magnetico a parità di altre condizioni. Quindi questo ve lo faccio girare, questo è un pezzo di un campanello. La geometria rettilinea è facile da studiare, è facile da realizzare, però ha l'inconveniente che le approssimazioni che noi abbiamo fatto per il calcolo del campo valgono se la struttura è molto lunga, e in particolare non valgono più nella regione terminale. Chiaramente, quando sono in prossimità della fine del solenoide, quello che ho detto a proposito dell'uniformità della direzione del campo e così via non vale più, evidentemente. Per cercare di avvicinarci in una configurazione al finito ad una situazione ideale, quello che noi facciamo è una furbata, diciamo così. Allora, qui capiamo che il problema è nelle terminazioni, dove il campo, vedete, tende a fuoriuscire dalle terminazioni. Ah, tra l'altro, dato questo solenoide, o comunque una configurazione che genera campo, la regione da cui escono le linee di campo si chiama anche polo nord, mentre questo si chiama polo sud. Vabbè, ma è un fatto, diciamo, di nome. Quindi il problema è le terminazioni, perché le linee di campo tendono a fuoriuscire dalle terminazioni e poi, diciamo, spargersi per la regione esterna, dove teoricamente vorremmo campo nullo. Allora, che cosa facciamo? La furbata è: prendiamo questo solenoide, pieghiamolo e, diciamo così, congiungiamo gli estremi. Quello che facciamo è questo oggetto qua, un solenoide toroidale. Ve lo faccio vedere qui. Questo qua, vedete? In cui quindi le spire non sono avvolte in maniera rettilinea, ma sono avvolte in maniera toroidale, come si dice, ovvero a fare una ciambella. Questo è un esempio in cui appunto succede proprio questo. E in realtà questi sono due avvolgimenti, uno vicino all'altro, ma insomma ci capiamo, immagino. Vi faccio vedere anche questo per rendervi conto della situazione. Ora, come studiamo questo solenoide toroidale? Facciamo qui. Allora, supponiamo che questa sia la traccia di sezione del solenoide toroidale, quindi sei a una di queste spire, per capirci. Chiaro? Ce ne sono n di spire avvolte attorno al toro, attorno alla ciambella, di cui qui ne vediamo una in sezione. Quindi questa è la direzione R, questa è la direzione Z e la direzione Φ, attorno a cui si avvolge il toro, e questa qui. Lo vedete? Allora, è chiaro che se io mi metto in un certo punto all'interno, allora all'esterno è facile rendersi conto che il campo magnetico è nullo, questa volta rigorosamente, se perché appunto ho chiuso le estremità, diciamo così. Se io mi metto dentro, prendo una linea che sia una circonferenza centrata attorno all'asse di raggio R, no, per capirci. Allora, che cosa posso dire? Allora, per motivi di simmetria, il campo magnetico H sarà diretto, la dipendenza adesso la vediamo fra un minuto, quindi non l'esplicito, sarà diretto lungo la direzione Φ, la direzione, diciamo, della rotazione attorno all'asse. Questo perché nel solenoide rettilineo è diretto assialmente. Quando io ricurvo il solenoide, quello che mi aspetto è che il campo sia diretto lungo l'asse della struttura, in questo caso lungo questa direzione, anzi questa, come la metà. Ok? Se io prendo una circonferenza diretta proprio nella direzione Φ, quindi centrata sull'asse Z, e applico la solita legge . Che cosa ottengo? Beh, banalmente, a primo membro, poiché il versore tangente su questa linea qui è proprio diretto lungo la direzione Φ, perché ho preso una circonferenza,
valgono gli stessi ragionamenti visti prima, h per 2 pi greca r, il solenoide si suppone chiaramente simmetrico nella direzione toroidale, cioè nulla cambia nella direzione toroidale, quindi è tutto costante in quella direzione, e quindi viene fuori dall'integrale il campo h e risulta questo risultato, diciamo molto simile a quello visto in precedenza. Beh, la corrente concatenata da gamma è ancora una volta n per i, avendo pure scegliere i giusti riferimenti, perché questa linea che io sto considerando, che è una circonferenza centrata attorno all'asse, concatena una corrente che è n volte la corrente di una spira, perché ci sono n spire che bucano questa superficie, analogamente a prima. È solo la stessa cosa di prima, solo chiusa, curvata, diciamo così. Quindi anche qui abbiamo n per i. Ne segue che h è pari a n per i diviso 2 pi greco r. Quindi il campo h all'interno di un solenoide toroidale non è uniforme più, ma varia con raggio r. Quindi quando noi curviamo la struttura a fare un solenoide toroidale, guadagniamo il fatto che non abbiamo più il campo che fuoriesce, perché è tutto confinato all'interno della struttura, e questo lo guadagniamo. Quello che perdiamo è che il campo non è più uniforme, ma varia come 1 su r. D'accordo? Va bene. Allora, se questo è chiaro, allora possiamo introdurre un concetto molto importante, che è quello di, che è quello di coefficiente di autoinduzione di una spira. Allora, cancello qui. Bene, allora, consideriamo una spira. Poi passeremo anche al solenoide, chiaramente, ma diciamo facciamolo come una spira. Quindi abbiamo un filo chiuso, abbiamo detto una spira e un filo chiuso, percorso una certa corrente I con quel riferimento. Questa corrente I produrrà un campo magnetico che ha quella configurazione a fontana che abbiamo discusso precedentemente. D'accordo? Questo campo magnetico, lo chiamo B, è pari al rotore di A, A è il potenziale vettore che vi ricordo aveva l'espressione che abbiamo trovato ieri, vi ricordate, no? Questa è l'espressione che abbiamo visto ieri, quella di l'integrale di Biot-Savart. Quindi vedete che in particolare il campo, il potenziale vettore prodotto da questo filo di corrente è proporzionale in ogni punto dello spazio alla corrente stessa. Raddoppiando la corrente, in ogni punto raddoppia il valore della quantità A. Poiché B è pari al rotore di A, anche su B vale questa stessa proprietà. Quindi possiamo dire che B è proporzionale alla corrente I tramite una costante vettoriale che dipende dal punto. Quando faccio il rotore di questa quantità, chiaramente viene fuori questo. Trovate? È proporzionale alla corrente. Quindi il campo prodotto da quel filo di corrente è proporzionale alla corrente che inizia a circolare. Raddoppiando la corrente, raddoppia il campo in ogni punto. Vabbè. A questo punto io considero il flusso φ gamma concatenato con la linea gamma stessa. Quindi che cosa sto facendo? Sto prendendo una spina, cioè un filo chiuso percorso da una corrente I, e suppongo di chiamare gamma questa linea che ho materializzato con un filo. Quindi gamma e I in un certo modo coincidono, giusto per capirci, no? Quindi ho questo filo che si sviluppa lungo la linea gamma in questione. Voglio calcolare il flusso φ gamma del campo magnetico concatenato con la linea stessa. Quindi il campo magnetico è generato dalla spira e faccio il flusso magnetico concatenato con la spira stessa. Questo per definizione, vi ricordate, è l'integrale su S gamma di B scalare n ds.
Ricorderete anche che grazie alla sole nodalità di B, io posso scegliere una qualsiasi superficie che ha per orologramma e ottenere sempre lo stesso risultato. Quindi non devo specificare quale superficie sto considerando. Una qualsiasi va bene. Bene. Allora, avendo noi detto che B è proporzionale alla corrente I, io ci metto questa espressione dentro e trovo questo. I lo posso portare fuori all'integrale perché è una quantità che non dipende dallo spazio, chiaramente. Lì l'integrale va fatto sulla superficie S gamma, I non dipende dal punto sulla superficie, quindi lo porto fuori. Quindi scopro che il flusso Φ gamma concatenato con la linea gamma è proporzionale alla corrente I circolante nella spira stessa. La quantità L, definita come il rapporto fra il flusso concatenato e la corrente nella spira, si chiama coefficiente di autoinduzione o autoinduttanza della spira. Scrivo così. Coefficiente di autoinduzione. Quindi, data una spira percorsa da corrente, la sua autoinduttanza o coefficiente di autoinduzione è il rapporto che c'è fra il flusso concatenato con la spira e la corrente in esso circolante. Quindi ho la spira, attraversata la corrente, produce un campo magnetico, calcolo il flusso concatenato con la spira stessa che produce il campo magnetico, quello che viene fuori come rapporto di proporzionalità è il coefficiente di autoinduttanza della spira. Va bene. Questa è la definizione. Possiamo fare una cosa importante va detta. Questa quantità L è una quantità positiva, il motivo è, se volete, geometrico, lo possiamo vedere da questa figura qui. Allora, il flusso Φ gamma è calcolato in questo modo, dove devo fare l'integrale su S gamma di B scalare N da S. N è la normale S gamma orientata con la regola della mano destra. Quindi se io orientato gamma così e prendo questo come S gamma, una qualsiasi ne posso prendere, questa è S gamma, la normale N è orientata in questo modo qua. Ora, il campo B prodotto dalla corrente stessa ha quella configurazione a fontana che abbiamo discusso prima, quella fatta così, no? Così, orientata ancora con la regola della mano destra, cioè se la corrente è così, la fontana si orienta in questo modo. Questo vuol dire che B ed N puntano nella stessa direzione, quindi il prodotto B scalare N sarà certamente positivo, il che vuol dire ancora che la quantità L è maggiore o uguale di 0. Si possono dare dimostrazioni più rigorose chiaramente di questa proprietà. Poi le vedremo nel corso di laurea magistrale, lì si può fare qualcosa di più solido dal punto di vista matematico. Però intuitivamente, con considerazioni geometriche, ci convinciamo facilmente, secondo me, che il coefficiente di autoinduzione è una quantità intrinsecamente positiva per come definita. Bene, data questa definizione, possiamo fare il calcolo di questa quantità per le configurazioni che abbiamo visto, per esempio per il solenoide rettilineo. Possiamo fare, forse c'è un po' di campo. La geometria ce l'ho ancora qui, quindi ho già il campo messo qua. Allora devo fare il calcolo del coefficiente di autoinduzione del solenoide. Questo è l'obiettivo che mi pongo. Allora, magari cancello qui, scrivo sul risultato, no? Allora, scrivo qui H uguale N per I diviso L per Z, e questo lo cancello. I Z è l'asse del solenoide, quindi ripeto, quello che sto ora cercando di fare è il calcolo del coefficiente di autoinduzione del solenoide rettilineo
che abbiamo prima studiato. Allora, che cosa devo fare? Allora, devo fare il rapporto fra flusso e corrente. Quindi devo calcolare il flusso concatenato col solenoide. Allora, per realizzare il solenoide, siamo adesso sul solenoide rettilineo, cioè questo, io prendo il filo e lo avvolgo in numerose spire, d'accordo? Sto facendo schematicamente così. Devo, quindi, il campo già lo so, è quello lì che abbiamo detto prima. Adesso devo fare il calcolo di φ gamma, integrale su S gamma di B scalare n dS. Questo devo fare. E poi fare il rapporto fra flusso e corrente. Bene. Il problema adesso è capire S gamma che cos'è. Allora, S gamma è una qualsiasi superficie che ha per orlo gamma. Come particolare superficie, ne posso prendere una che piace a me, perché abbia questa proprietà, posso prendere per esempio quella che vi faccio vedere qui in figura. Vedete? Qui ho rappresentato questa geometria, no? Queste sono le spire, qui ce ne sono solo tre molto distanziate per far capire. Poi immaginate cosa accade in situazioni più verosimili. Allora, questa superficie, vedete? Vabbè, ha un tratto esterno, che dipende poi da questi terminali come sono fatti, quindi immaginate poi questo filo si richiuda così, e quindi c'è questa zona esterna che diciamo, non dà problemi, e poi all'interno questa superficie si deve appoggiare sulle spire, perché è una superficie che ha per orlo la linea gamma, che è questa linea che si avvolge in numerose spire. Quindi vedete, è questa strana superficie elicoidale fatta in questo modo qua, la vedete? Quella qui tratteggiata. Quindi possiamo dire che la superficie S gamma su cui faccio l'integrale si compone sostanzialmente di tre pezzi. Il pezzo esterno, anzi mi avvicino così poi faccio vedere. Il pezzo esterno, questo qua, gli interstizi fra le spire, queste zone di transizione qui tra una spira e l'altra, e la superficie delle spire stesse. Sono queste tre macro regioni. Diciamo. Vedete? Quindi la superficie S gamma è fatta in questo modo. Quindi dovrei fare l'integrale su queste tre, la chiamo S1 per dire la regione esterna, più S2 la regione di transizione, più S3 la regione delle spire. Ok? Mi seguite? Ora, l'integrale su S1, cioè la regione esterna, è pari a zero se noi ammettiamo che il campo magnetico al di fuori del solenoide sia trascurabile. Abbiamo detto prima, se noi lo facciamo bene questo solenoide, ben impaccato, molto lungo, eccetera, il campo fuori è trascurabile rispetto a quello che c'è dentro. E quindi, in questa ipotesi, possiamo trascurare questo integrale qui. D'accordo? E il pezzo di fuori. Secondo pezzo, le transizioni, le zone di transizione, gli interstizi fra le spire. Se noi realizziamo il solenoide in maniera molto molto impaccata, come quello che sta girando, quello del campanello che sta girando, dov'è? Ah, questo è uno, ce n'era anche un altro. Mi siete fregati il campo? Ok. L'avete visto tutti quanti? Quindi dicevo, se noi realizziamo il solenoide in maniera accurata, come questo campanello per esempio, capite bene che le zone di interstizio sono assolutamente trascurabili rispetto all'altro, perché le facciamo talmente ravvicinate le spire, qui vedete non riuscite neanche a distinguere a occhio la transizione fra uno e l'altro, le facciamo, dicevo, talmente ravvicinate che quella zona di transizione nei fatti dà un contributo assolutamente trascurabile all'integrale. Quindi anche questo si può ritenere trascurabile. Rimane quindi da fare solo l'integrale sulla zona delle spire, sulle varie superfici delle spire. Ora, poiché all'interno del solenoide toroidale, il solenoide rettilineo, il campo è uniforme, questo integrale qui è pari a niente di altro che il numero delle spire per l'integrale sulla singola spira, la chiamo SP per dire, la singola spira.
Che cosa ci ho messo di cenno? Allora, siamo arrivati a dire che io posso fare l'integrale solo qui, qui e qui. Chiaro? Il resto l'ho trascurato tutto. Quindi questa spira, questa spira, questa spira. Adesso quello che ho detto è, poiché il campo è uniforme in questa struttura, ad ogni spira vede esattamente lo stesso campo, perché il campo è sempre uguale. Quindi tanto vale che faccio n volte il calcolo su una sola spira, piuttosto che fare tutti i calcoli differenti. Quindi è quello che ho scritto là, n volte il calcolo alla singola spira. Poiché il campo è uniforme ed è diretto assialmente, se io prendo la superficie della spira, della singola spira, questa qua, questa la chiamo S, la superficie con la normale n diretta così, ok? Quindi sto adesso sulla singola spira qui, per capirci. È chiaro che questo integrale, se è tutto uniforme, mi dà l'uno, a parte il fattore n che già c'era prima, al valore di b per la superficie S della spira. È tutto uniforme, quindi l'integrale è integrando per l'area della superficie. L'integrando è b scalare n, ma n e b sono paralleli perché ho scelto proprio... perché la spira ha una normale che è diretta proprio lungo l'asse della struttura e quindi viene fuori quella cosa. Adesso B è pari a B con 0 per H, dove H è quello che ho calcolato prima, quindi abbiamo N, allora B con 0, N per S, per al posto di H ci metto N per I diviso L. E quindi scopro che φ gamma è pari a μ con 0 n quadro s diviso l per la corrente I. Vabbè, ho fatto... Ho sbagliato qualcosa? Ci proviamo? Ne segue che questa quantità è quello che posso chiamare coefficiente di autoinduzione del solenoide rettilineo, perché il rapporto di proporzionalità che c'è tra φ gamma e D. E quindi questa è l'espressione che abbiamo, che volevamo trovare. Chiaro? Vabbè, cercate di ricordarvi questo ragionamento su queste superfici qua, perché lo richiameremo spesso. Quindi ricordate che quando abbiamo a che fare con un solenoide e facciamo l'integrale del campo, trascurando le parti esterne e gli interstizi, viene fuori n volte il contributo di una singola spira all'integrale. Lo richiameremo varie volte, quindi è bene che vi sia chiaro da subito. Allora, possiamo ripetere adesso lo stesso calcolo anche per il solenoide toroidale che abbiamo studiato pochi minuti fa. Ok, allora lo faccio qui. Quindi adesso facciamo il calcolo del coefficiente di autoinduzione del solenoide toroidale. Allora, sto riprendendo la geometria del solenoide toroidale che abbiamo visto prima. Immaginiamo la sezione circolare, diciamo R0, il centro del... adesso stiamo qui per capirci, stiamo facendo questo. Immaginiamo la spira, questa che ho disegnato è la generica spira, ce ne sono n come al solito, quindi n spire, lo scrivo qua. R0 è questo punto, quindi è il raggio maggiore cosiddetto di questo toro, ok? Questa distanza qui sarebbe. Il raggio minore di questo toro si chiama A, cioè quella dimensione lì. Allora, facciamo il calcolo del coefficiente di autoinduzione del solenoide toroidale in un'ipotesi semplificativa, ovvero che
A diviso R con 0 sia molto minore di 1. Ovvero, con passaggio di alta matematica, R0 su A molto maggiore di 1. Ho fatto questo perché spesso si parla di solenoidi toroidali ad alto rapporto di aspetto. Il rapporto di aspetto è appunto R0 su A. Beh, allora dobbiamo fare allora, il campo, vi ricordate, è pari H è pari a N per I diviso 2 pi greco R per I confini. Quello che abbiamo trovato prima, no? Allora, devo fare il flusso φ gamma come l'integrale su S gamma di B scalare N di S. La stessa cosa di prima. Allora, con un ragionamento esattamente analogo al precedente, possiamo dire che l'integrale in questione si può approssimare molto bene come n volte l'integrale sulla singola spira. Lo stesso ragionamento fatto prima, trascuriamo la zona esterna, gli interstizi, bla bla bla, tutto qua. Quindi dobbiamo fare quel calcolo lì, quindi fare il calcolo sulla singola spira, cioè proprio su quello che ho disegnato là davanti. Quindi dobbiamo fare il calcolo di questo integrale su questa superficie qua. Allora, per prima cosa osserviamo che la normale coincide proprio con la direzione φ, la normale a questa spina. Immaginate considerare la superficie che è proprio il cerchio che ha per orlo questa circonferenza, la normale è proprio diretta lungo φ. Quindi io qui, invece di scalare n, ci scrivo proprio b in s. Di scalare n fa il modulo di b, perché n e i con φ sono paralleli tra di loro. Va bene? D'altra parte, b è pari a b con 0 h, quindi scrivo questo, dove h l'abbiamo trovato prima, n b con 0 integrale su sp di questa quantità, quindi n per i diviso 2 pi greco r in s. Ho sostituito h il suo valore. Ovvero ancora, b con 0 n quadro per i diviso 2 pi greco integrale su sp di 1 su r in s. Sp è questo cerchio qua, come vi ho detto, no? Questo è sp, d'accordo? Allora, dobbiamo fare questo integrale di superficie. Lo facciamo in coordinate, nelle coordinate giuste. In particolare introduciamo delle coordinate fatte in questo modo. Allora, per il generico punto di questo cerchio introduciamo una coordinata rho, questo, anzi scusate, fatemelo fare così più chiaro, disegno un secondo, eh? Allora, questo è il cerchio. Allora, per il generico punto di questa circonferenza, di questo cerchio, scusate, allora io introduco rho, che è questa distanza dal centro, da questo punto qua, e teta, che è quest'angolo qua. D'accordo? Vi ricordo che A piccolo è il raggio della spina. Allora, è chiaro che la quantità R per il punto in questione è la distanza dall'asse R. Lo vedete? Si scrive in termini di queste nuove coordinate in questo modo. Così. R piccolo è pari a R0 più questa quantità che è rho cosentete. No, è una considerazione banale di trigonometria. Li trovate? Quindi la distanza R, che è quella da cui dipende H, distanza dall'asse, è pari a rho cosentheta più r con 0.
Allora, facciamo questo integrale adesso in queste coordinate. Allora abbiamo mi con 0, n quadro, i diviso 2 pi greco. Allora, in queste coordinate la superficie SP, allora, per quanto riguarda teta, va da 0 a 2 pi greco, chiaramente. Per quanto riguarda ρ, va da 0 ad A. Poi l'integrando lo scrivo come 1 diviso al posto di R ci metto questo, l'espressione in termini delle nuove coordinate, R con 0 più ρ cosen teta, e poi ci devo mettere ds. Beh, ds si scrive in questo modo: ρ de teta in ρ. Ricordate, quando faccio integrare superficie devo fare lo jacobiano della trasformazione fra le coordinate in questione e le coordinate cartesiane, ovvero, se lo vogliamo fare più intuitivamente, l'elementino ds di questa superficie, immaginate che sia questo, questo elementino ds è pari a questa distanza che è del rho per questa distanza che è rho de teta. Come lo volete vedere, vedete, ci sta questo fattore ρ di mezzo per far tornare anche dimensionalmente. Va bene? Allora, dobbiamo fare questo integrale. Allora, mi con 0 n quadro i diviso 2 pi greco. Allora, qui ci metto r con 0 in evidenza. R con 0 in evidenza, integrale fra 0 e 2 pi greco, integrale fra 0 ed A, qui diventa 1 diviso 1 più ρ diviso R con 0 cosen teta, ρ de teta del ρ. D'accordo? Mi state seguendo tutti quanti? Allora, a questo punto sfrutto la ipotesi di alto rapporto d'aspetto. La quantità ρ, vedete, varia tra 0 ed A. Quindi sicuramente ρ diviso R con 0 è molto minore di 1. Se A diviso R con 0 è molto minore di 1, ρ è più piccolo di A, e quindi sicuramente questa disuguaglianza vale anche per ρ. Questo vuol dire che questa espressione si può approssimare, come già vi ricordai qualche tempo fa, adesso lo sto scrivendo tale quale, come 1 meno ρ su R con 0 cosen teta, ρ di teta del ρ. Che cosa ho fatto? Invece di scrivere 1 diviso 1 più x, con x piccolo rispetto all'unità, io scrivo 1 meno x, cioè sarebbe, vi ricordate l'espressione approssimata che già abbiamo usato era, lo scrivo qua, 1 più x all'alfa circa uguale 1 più alfa x. Vi ricordate l'approssimazione al primo ordine che avevamo fatto sviluppando in serie? Già l'abbiamo usata in passato. Questa è un'approssimazione al primo ordine che abbiamo sviluppato in serie, così. Quindi in questo caso noi abbiamo alfa pari a meno 1 e x pari a questa quantità abbiamo detto essere molto minore di 1. Il coseno anche che ha un codominio fra meno 1 e 1, quindi diciamo non perturba l'ordine di grandezza. E quindi invece di scrivere 1 diviso questa quantità scriviamo 1 meno questa quantità. Va bene? Abbiamo usato quell'approssimazione. Allora, come scriviamo questa cosa? Allora vado avanti nella catena uguaglianze, scriverò mi con 0 n quadro per i diviso 2 pi greco r con 0, integrale fra 0 e 2 pi greco, integrale fra 0 ed a di ρ meno ρ quadro su r con 0 cosen teta de teta del ρ. Allora, devo fare questo integrale.
Allora, osservo subito che questo pezzo qui, questo secondo pezzo, dà luogo a un contributo nullo all'integrale. Perché, vedete, c'è una funzione coseno, la cui primitiva è meno seno, che va integrata fra 0 e 2 pi greco. Quindi quando faccio la primitiva valutata fra 0 e 2 pi greco, vengono due valori rigorosamente uguali che si compensano esattamente. Quindi questo pezzo qui non dà contributo perché l'integrale in dθ è fatto fra 0 e 2 pi greco. Se fosse fatto su una sola frazione di angolo giro, no, non sarebbe vero. Però in questo caso sì. D'accordo? Quindi questo pezzo non dà contributo. Quindi rimane solamente i con 0 e n quadro i diviso 2 pi greco r con 0 integrale fra 0 e 2 pi greco integrale fra 0 ed a di rho d teta del rho. Ok? Quanto fa questo? Allora, i con 0 n uguale i diviso 2 pi greco r con 0 allora devo fare questo integrale. Allora, quando faccio l'integrale in dθ, poiché l'integrando non dipende da θ, viene fuori semplicemente la lunghezza di intervallo di integrazione per l'altro integrale, quindi viene 2 pi greco per l'altro integrale. L'integrale fra 0 e a di rho de rho fa a quadro mezzi. Vi trovate? Chiaro? E questo è il risultato, quindi lo riscrivo qua, sperando di non aver fatto errori, adesso verifichiamo. Allora, pi gamma, lo scrivo qui, cancello questi passaggi intermedi, uguale, allora, mi con 0, n quadro, allora, 2 pi greco lo semplifico, a quadro diviso r con 0, poi c'è un fattore 2, per questo. Allora, cancello questo, che credo che sia corretto, voglio verificare. Allora, sì, 4, 2 per 0, ok, quindi cancellando questi passaggi intermedi, il coefficiente di autoinduzione del solenoide orbitale è il rapporto fra φ gamma e i, ovvero mi con 0 n quadro a quadro diviso 2 r con 0, nelle ipotesi di alto rapporto d'aspetto. Questa cosa la possiamo anche interpretare in questa maniera, cioè mi con 0 n quadro o moltiplicato e diviso per pi greco. Perché ho fatto questo? Perché adesso questa è la sezione, la superficie della sezione della spira, pi greco a quadro, no? La spira è circolare, raggiata, quindi pi greco a quadro è la sua sezione, è l'area della sua sezione. Diviso 2 pi greco r0 è grosso modo la lunghezza del solenoide toroidale, in maniera approssimata. R con 0, vedete, è questa la coordinata radiale del centro di questo solenoide. Quindi 2 pi greco R con 0 è grosso modo la lunghezza sviluppata del toroide. Andiamo a vedere. Vedete? Dove sta? Eccolo qua. Formalmente è la stessa espressione che abbiamo trovato per il solenoide rettilineo, a patto di identificare correttamente qual è la sezione e qual è la lunghezza. Quindi ho fatto tutto questo sforzo per arrivare a un'espressione, diciamo, analoga. Chiaro? No. Poi studieremo nella prossima lezione il coefficiente all'induzione della linea bifilare, un'altra configurazione di particolare interesse. Ma giusto per chiudere questa lezione, solenoidi toroidali e solenoidi rettilinei
ce ne sono a bizzeffe nei dispositivi a fusione termonucleare, di cui io mi occupo, e questo ve lo menziono. Vedete, questo è un oggetto in cui, questo è un dispositivo, un reattore a fusione, in cui avete una serie di spire qui che fanno un solenoide rettilineo qui al centro della struttura, e poi tante spire messe così a fare un solenoide rettilineo, un solenoide toroidale fatto così. Quindi è una combinazione. In più ci sono varie, vedete, oltre a questo solenoide rettilineo qua al centro, questo solenoide toroidale qua tutto attorno, ci sono anche delle spire prese singolarmente. Quindi questa struttura genera un campo magnetico estremamente complicato, come potete immaginare, in cui si combinano vari di questi campi che abbiamo visto oggi. Il tutto serve a creare un campo magnetico di opportuna forma, diciamo opportuno, chiamiamolo così, che riesca a, come si dice, confinare il plasma termonucleare. Questo qui messo in rosso sarebbe questo gas ionizzato di cui già prima vi parlavo, che essendo a temperature elevatissime, centinaia di milioni di gradi, non può essere mantenuto da nessun recipiente sostanzialmente. E allora quello che si fa è mantenerlo sospeso a mezz'aria, nel vuoto in realtà, non c'è aria lì dentro, nel vuoto, grazie a un opportuno campo magnetico, che deve essere la combinazione di questi strani campi qui. Quindi capite che, insomma, qui diciamo, c'è molta ingegneria, ovviamente, per fare questi campi. Noi in particolare ci occupiamo proprio del progetto di questi campi opportuni per mantenere il plasma confinato in maniera adeguata, diciamo così. Vabbè, poi magari ne riparliamo di questa cosa. Va bene, direi che se non ci sono domande possiamo interrompere la lezione qui e ci vediamo martedì prossimo.